Ben ritrovati amici telespettatori, in questa settimana è scoppiato un caso, lo vogliamo chiamare caso Ferragni, lo vogliamo chiamare caso Pandoro, lo vogliamo chiamare caso Influencer, ma eh, il problema è che eh, da quello che appariva essere un mito non scalfibile... Uh, adesso ci ritroviamo dinanzi ad una situazione che uh, sta attenzionando la magistratura. Ma vediamo come, nella giornata di martedì 9 gennaio, hanno uh, fatto esplodere la notizia i quotidiani. Cominciamo con il quotidiano Avvenire, che è quello che in prima pagina dedica più spazio alla vicenda. Titolo Truffa aggravata. Ferragni indagata per l'affer balocco e nell'occhiello l'influencer si dichiara in buona fede. Vediamo l'incipit dell'articolo firmato da Pietro Saccò, truffa aggravata dalla minorata difesa, la circostanza prevista dal codice penale nei casi in cui l'autore del reato ha approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Con questa accusa Chiara Ferragni è indagata a Milano per la vicenda del Pandoro Ping Christmas, con la Fer è indagata anche Alessandra Balocco. Entrambe non avrebbero ancora ricevuto un avviso di garanzia, scrivevano ovviamente i eh, quotidiani nella giornata di martedì, nonostante la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati sia circolata dal primo pomeriggio di ieri, dopo che gli agenti della Guardia di Finanza si sono presentati negli uffici della Storia storica azienda dolciaria di Fossano in provincia di Cuneo per raccogliere documenti e materiali utili a capire come sia stata gestita esattamente la campagna che ha portato a presentare come un'operazione di beneficenza la vendita del Pandoro Rosa nel 2021. Altro quotidiano che in prima pagina si occupa dell'argomento eh, in taglio basso, c'è soltanto un titolo sotto una fotografia, il quotidiano La Repubblica. Affer Pandoro, Ferragni e Balocco indagate per truffa e poi a pagina 18 eh, ci sono gli articoli di De Riccardis e eh, Giannoli. Ancora un'altra prima pagina, quella del quotidiano Il Giornale. Questa volta eh, sebbene ci siano poche eh, notizie scritte nel cosiddetto incipit comunque il quotidiano il giornale decide di dedicare all'argomento ampio spazio e il titolo di testata Pandori e beneficenza Ferragni indagata rischia fino a 5 anni per truffa aggravata occhiello nei guai anche l'amministratore delegato della Balocco e nel sommario aperto un fascicolo in procura a Milano lei fa spallucce e si dice serena l'incipit dell'articolo di Manuela Messina, Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, eh, ad, 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 amministratore delegato dell'omonimo gruppo, sono indagate per truffa aggravata da minorata difesa. Rischiano entrambe fino a 5 anni. Ultimo quotidiano, ultima prima pagina, anche per il Corriere della Sera. C'è l'argomento in grande evidenza, il titolo è in taglio medio, Chiara Ferragni è sotto inchiesta, i PM ipotizzano la truffa aggravata, il caso del Pandoro, vediamo anche qui l'incipit sulla prima pagina del Corriere della Sera, Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata dai PM di Milano per il caso del Pandoro Pink Christmas dell'azienda piemontese Balocco, stessa sorte per Alessandra Balocco amministratore delegato e presidente della società Perazioni. Siamo serene, dicono entrambe. Abbiamo passato in rassegna dunque le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani ehm, che eh, nella giornata di martedì scorso hanno dato questo annuncio dell'inchiesta a carico eh, di queste due donne, eh, entrambe eh, diciamo, eh, facenti parte di eh, quella realtà imprenditoriale che sicuramente le rende famose, una è in particolare ancora più famosa ed è appunto Chiara Ferragni per il suo ruolo che esercita e per anche tutta quella serie di iniziative che l'hanno portata a trasformare la sua fama in una sorta di attività economica. E quindi è questo che vogliamo noi mettere a fuoco, qual è il ruolo dell'influencer, qual è la capacità che l'influencer ha di esercitare eh, sull'opinione pubblica, sui consumatori, un eh, grande eh, diciamo, eh, senso di orientamento vero e proprio. Eh, ritroverete, fra pochissimo lo vedrete, un volto noto di eh, Padre Più TV, che però in questa sede, in questo programma, ha un ruolo particolare perché è anche lui, al di là del, di quello che è il suo lavoro per Padre Pio TV, è anche lui un influencer. Tony Augello. Ciao direttore, è ben trovato. Influencer forse troppo eh, perché è associato in effetti il termine a persone di grande... Eh, visibilità di, di grande fama, eh, però certamente oggi eh, il mondo della comunicazione moderna e dei social network in particolare ci danno la possibilità di ritagliarci un nostro spazio eh, nell'etere, possiamo dire così, di caratterizzarlo con eh, le nostre passioni, le nostre competenze. La nostra professionalità e di ritagliarci appunto un uh, gruppo di follower, come si chiamano, di fan, di fans, di persone che ci seguono, perché uh, magari in, un, uh, in prima battuta incuriosite da quello che facciamo, perché condividono le nostre stesse passioni, le nostre stesse idee e tanto più. La voce narrante e autorevole, eh, come giustamente è sottolineavi anche tu, è molto più eh, facile è che chi ascolta si lasci guidare dall'influencer. Ecco, intanto. Però, intanto vogliamo eh, mettere a punto la grammatica, o meglio, eh, la terminologia corretta eh, di quello che stiamo per dire. E lo faccio perché io per primo ho appreso che eh, ci sono dei termini che possono apparire simili e non lo sono, che possono essere usati in maniera impropria. Quindi cominciamo col dire: Chiara Ferragni è tecnicamente un influencer? Chiara, Chiara Ferragni è passata, sta passando alla storia come una delle non solo delle maggiori influencer italiane, ma una delle più importanti influencer su scala mondiale. Questo perché ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo proprio occupandosi delle cose, eh, delle passioni a lei più congeniali. E tutti ricorderanno... Allora, però ecco, spieghiamo che cos'è tecnicamente un influencer. Sì, sì, sì. In quel campo lì, nel campo eh, dove lei si è mossa, ha mosso i primi passi, quindi in quello della, della moda, Uh, in qualità di esperta della materia e di uh, persona che quotidianamente viveva vive questo mondo può essere definita tecnicamente un influencer. Quindi l'influencer è una persona che uh, è assolutamente competente eh, rispetto ad un determinato argomento, ad una determinata materia e che quindi possiede eh, tutti gli elementi per poter dire la sua rispetto a determinati eh, argomenti e quindi è in grado anche di influenzare eh, chi la segue. È eh, sostanzialmente una persona quindi che per competenze e per esperienza può esprimere eh, giudizi mh, di merito, di valore rispetto alle cose di, di cui parla, determinando appunto un'attenzione di chi la segue verso prodotti, verso tematiche e eh, generando anche la spinta a fare un'azione che può essere un'attività, un ecco, un'azione in, in, in senso attivo se devo appunto comprare qualcosa, in senso passivo, per rimanere uh, in un campo strettamente commerciale, astenermi dal comprare qualcosa. Non compro qualcosa quando si presume che eh, non soddisferà le mie esigenze, per tutta una serie di motivi, allo stesso modo comprerò qualcosa quando chi mi guida alla conoscenza di quel prodotto o di quell'esperienza genera in me la consapevolezza che ne varrà la pena. Il testimonial è una persona che eh, spinge allo stesso modo a fare un'azione attiva eh, di, di marketing, quindi spinge all'acquisto, ma lo fa solo in quanto un volto noto al grande pubblico. Quindi il testimonial non ha necessariamente le competenze e le esperienze l'esperienza che può avere un influencer, però essendo una persona arcinota al grande pubblico, genera una sorta di effetto domino, una, un effetto psicologico di simpatia o di attenzione verso un determinato prodotto o servizio, eh, spingendo all'acquisto. Per capire, visto che non possiamo ritenere che il Pandoro rientri nel campo della moda, potremmo sintetizzare che Chiara Ferragni nasce come influencer nel settore della moda, che è il suo campo di competenza, diventa famosa in virtù di questo suo essere eh, in grado di dare consigli, suggerimenti, eh, utilizzando eh, in maniera opportuna questi canali social diventa famosa e in questa vicenda ha un ruolo che è diverso da quello dell'influencer ma quello del testimonial è corretto? Sì nel caso specifico del Pandoro lei si muove più come una testimonial che come un influencer e questo è già un dato che può portarci a fare delle riflessioni nel caso specifico. Ciò non toglie che proprio in virtù della grande notorietà di questa persona, così come per tutte le persone eh, note, tutte le persone che hanno delle responsabilità, l'obbligo morale, personale di valutare bene ogni singola azione che viene fatta è esponenzialmente più grande rispetto a un comune cittadino. Per cui, eh, sì, in questo caso uh, veste i panni della mh, testimonial, ma questo non la mh, eh, come dire, esime, eh, dal, esime. dall'utilizzare quella moralità che da persona competente aveva quando faceva l'influencer anche nel momento in cui svolge questo ruolo da testimone. Ci dobbiamo fermare per qualche eh, istante perché la pubblicità eh, incombe e mh, dobbiamo però approfondire meglio questa vicenda. Vi preghiamo di rimanere eh, con noi per un po' in attesa e fra poco continueremo a parlare del caso Ferragni e della potenza degli influencer dei testimoni. a fra poco. Ben ritrovati, dunque stiamo parlando più che del caso giudiziario di Chiara Ferragni, diciamo che la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta ci sta dando lo spunto per capire chi è l'influencer, qual è la sua eh, capacità di influenzare, che cos'è invece un testimonial e come entrambi debbano da un lato rispettare una certa moralità, dall'altro dobbiamo capire quali sono i rischi che eh, il comune cittadino, il comune consumatore può correre se in maniera acritica accetta i consigli eh, che eh, in buona o in cattiva fede, questo non spetta a noi giudicarlo, gli vengono dati da chi che sia. Ecco noi in studio sotto la veste di eh, diciamo eh, modesto possiamo dire almeno così influencer, <ride> eh, il nostro Tony Augello, ecco, e spiegaci tu in che ambito svolgi questo tipo di eh, attività, chiaramente al di fuori di quello che è il tuo impegno in Padre Pio TV. Sì, ormai 20, qua, circa 20 anni, 20 anni fa i social sono progressivamente entrati nelle nostre vite, prima in punta di piedi con la dimensione Facebook, poi con tutti gli altri social network. A, a scendere da Whatsapp, Instagram fino ad arrivare a TikTok, una serie di piattaforme dove la gente può scambiarsi non solo eh, comunicazioni tra virgolette, di servizio, ma anche eh, pareri, idee, mh, opportunità e quindi gioco forza questi ambienti digitali sono diventati anche luoghi di marketing dove appunto eh, chi eh, sponsorizza direttamente o indirettamente un prodotto può spingere all'acquisto del prodotto o del servizio stesso. E, tu cosa sponsorizzi? Eh, ecco, eh, così come eh, ci sono persone che erano già celebri prima dell'avvento dei social e persone che lo sono diventate utilizzando in maniera... Uh, accorta strategica questi strumenti ci sono anche micro e nano influencer ecco questo per riportarci alla riflessione che facevamo prima ognuno di noi può ritagliarsi un proprio spazio parlare di cose che gli stanno a cuore per uh, passione per necessità quindi per questioni sia di tempo libero che di, di professione e a suo, uh, a suo modo nel suo piccolo diventare un ambasciatore di uh, qualsiasi tema, qualsiasi argomento. Eh, io nello specifico eh, amo molto parlare del mio territorio accompagnando le persone che mi seguono a scoprire eh, i luoghi più nascosti, più misteriosi del promontorio del Gargano, che è un promontorio molto vasto, tante volte poco conosciuto a noi stessi garganici. Con gli strumenti digitali che abbiamo oggi a disposizione, basta uno smartphone per fare delle riprese, per fare dei video, lo sappiamo tutti, e con le piattaforme di cui stiamo parlando riusciamo ad impattare la nostra, eh, con la nostra comunicazione un numero significativo di persone, eh, cosa che prima dei social network e prima di internet era impensabile perché bisognava utilizzare... Eh, i buoni vecchi media, radio, eh, giornali e televisioni, dove però per pubblicizzare qualcosa erano, erano necessari budget molto importanti, quindi un sacco di risorse economiche per farsi tra notare, per farsi conoscere, per comunicare, condividere con un proprio pubblico alle proprie passioni o alla propria professione. Oggi è tutto molto più semplice, eh, ovviamente dicevamo ci sono delle differenze tra eh, chi ha seguiti più piccoli e chi ha seguiti più grandi. Tanto più è grande il tuo seguito, lo dicevamo prima, eh, tanto più aumenta la responsabilità che hai nei confronti delle persone che ti seguono. Per capire e per far capire chi come me è a digiuno della materia, con quali cifre, con quali follower, con quali seguaci, per dirlo proprio anche terra terra, si è micro o nano, uh, influencer, e con quali cifre si diventa influencer a tutto tondo? Eh, tecnicamente, ehm, potremmo, anche, potremmo anche dare una risposta precisa, però in realtà poi dipende molto anche dall'argomento, dal tema, dal prodotto, dal servizio che tu stai comunicando. Mi spiego con un esempio molto uh, concreto. Se parliamo per esempio di un cibo tipico che viene realizzato solo in una parte del mondo in una città del mondo sconosciuta o semi sconosciuta la proporzione con i grandi numeri eh, fa acqua da tutte le parti Chiaro. anche se ciò non toglie che magari qualche cosa di estremamente di nicchia possa coinvolgere un pubblico molto ampio per cui è tutto molto relativo in ogni caso Sotto i 10.000 follower, 10.000 fan, siamo intesi come nano e in micro influencer. Poi ecco, sono definizioni tecniche che a volte hanno sfumature anche molto labili. Gli influencer di un certo spessore raggiungono anche centinaia di migliaia di follower o milioni di follower. Uno per esempio dei personaggi noti più seguiti al mondo è il calciatore Messi. Che dopo aver vinto l'ultima Coppa del Mondo ha stracciato ogni record rispetto a qualsiasi altro personaggio pubblico. Ma ci e... sono delle tecniche per far crescere i follower oppure. Ci deve essere l'evento esterno, tipo vincere una coppa o tipo essere una eh, donna avvenente o avere eh, un marito famoso che magari è un idolo eh, del, del mondo della canzone. No, è un successo, se vogliamo chiamarlo così, perché eh, anche, anche questa definizione andrebbe analizzata, valutata da, anche da più punti di vista, però è un, ecco, è un percorso forse più che un successo che si costruisce giorno per giorno e che eh, sostanzialmente viene nutrito dalla capacità che abbiamo come singoli individui, come associazioni come brand di far crescere la percezione positiva nei nostri confronti e questo generalmente lo si fa. Con il duro lavoro, studiando, impegnandosi, confrontandosi con persone esperte quanto noi o più di noi, cercando di imparare dai nostri errori, perché eh, tutti possono sbagliare, il caso di cui stiamo parlando, del resto, è emblematico in questo senso. Come dicevamo prima, eh, è ovvio che, se anche io avessi un solo interlocutore che mi segue, ho tutto il dovere di rispettarlo, di non ingannarlo. Ecco, ho già una responsabilità. E quella responsabilità è già importante di suo. Se però mi seguono milioni di persone, eh, capiamo che quella responsabilità diventa ancora più importante. Immaginiamo no, che eh, se eh, un influencer, invece che generare buone pratiche, generasse un'attitudine a fare cose sbagliate, eh, non avremmo più pace. Per cui, Bisogna forse anche considerare che in questi decenni l'utilizzo di questi strumenti che è stato, mh, sono stati anche eh, sfruttati per pratiche non, non molto edificanti, però in larga misura dobbiamo riconoscere che viviamo ancora in una società dove regna tutto sommato ecco, eh, la pace, eh, la pace sociale, ecco, mi riferisco a quella, è se utilizzati bene eh, questi strumenti, perché sono semplicemente degli strumenti, la responsabilità è la nostra, se utilizzati bene possono arricchirci, possono aiutarci. A raggiungere persone, storie che non avremmo mai avuto modo di incontrare, data per esempio la distanza fisica che ci può separare da una parte all'altra del mondo, e possono aiutarci ad edificarci se vengono utilizzati con cognizione di causa, se vengono utilizzati bene, essendo strumenti, se utilizzati male, possono eh, produrre dei danni. Nel caso di cui stiamo parlando, eh, la diretta interessata si, prof... si professa innocente, dice di aver agito. In buona fede saranno i giudici a valutare eh, la, la questione, eh, ecco perché noi parlavamo di responsabilità, perché sono strumenti che possono produrre un danno non solo agli altri ma anche a noi stessi. Quindi utilizzarli con cognizione di causa nel pieno rispetto delle persone e delle regole, delle leggi che appunto ci aiutano a vivere pacificamente è fondamentale. Si comincia. A svolgere un'attività che poi finisce per portare l'individuo a diventare influencer, abbiamo detto per passione, passione di una materia, passione eh, di, un, di un territorio come nel tuo caso. Eh, però poi a un certo punto questa passione e questa attività, diciamo amatoriale, diventa vero e proprio business legittimo. Sì, una volta che eh, si riesce a strutturare questo tipo di attività, di, che nel bene e nel male è un'attività di divulgazione pura, eh, indipendentemente ecco, dai temi, dagli argomenti che si condividono con il proprio pubblico, una volta che si riesce a strutturare questa attività, perché non è semplice, parlavamo prima... Di percorso che è un percorso strategico che deve seguire eh, alcune regole, no? alcuni schemi per funzionare. Eh, la nostra comunicazione, oltre che veritiera, come ci auguriamo, eh, deve essere costante, coerente, deve essere eh, funzionale a creare un legame con il proprio pubblico. Ecco, eh, una volta che questi, mh, questi schemi vengono adottati con perseveranza, il nostro pubblico aumenta. Uh, se non siamo noi stessi a vendere un prodotto o servizio, faccio l'esempio di chi conosce un determinato territorio, potrebbe vendersi uh, come guida per far conoscere quel territorio agli altri, certo. potremmo essere, ecco se non si trattasse di una vendita diretta, potrebbe essere il caso che un'azienda più grande di me mi coinvolga per vendere il proprio prodotto. Quindi per rimanere nel caso che ho appena fatto, un'agenzia viaggi potrebbe incaricarmi di cioè, sfruttare tra la mia immagine che poi è eh, associata alla mia conoscenza del territorio. Per vendere delle escursioni e più o meno è quello che è successo con la Ferragni allora quando, ovviamente su scala molto più certo. ampia allora quando un'azienda produttrice di dolciumi la incarica per utilizzare la sua immagine eh, per vendere uno dei suoi prodotti eh, con una finalità specifica lì, è il, eh, lì poi si crea l'inghippo perché il panettone doveva essere venduto, il Pandoro doveva essere venduto per raccogliere fondi a scopo di beneficenza, ma qualcosa non ha funzionato nel verso giusto. Quindi è possibile legittimamente guadagnare da questa attività di influencer o di testimonial, ma... Il eh, rischio è che poi, come in tutte le vicende umane, come in tutti gli affari umani, eh, ci può essere il momento, ripeto, stiamo parlando in termini generali per capire come funziona il meccanismo, tutto il resto ci arriverà dalla sentenza o dalla, eh, o dalla chiusura delle indagini. Eh, è possibile da, queste, da questo tipo di attività guadagnare legittimamente e inventarsi quasi un mestiere. Assolutamente sì. Sono tante del resto le nuove professioni legate al mondo del digital e di internet che sono nate negli ultimi due decenni, e riguardano veramente un numero impressionante di nuove professionalità: dall'utilizzo della grafica e della fotografia per il digitale, dall'utilizzo del video per il digitale, eh, dalla possibilità di divulgare il proprio sapere attraverso il digitale, quindi vendendo dei videocorsi. Faccio, faccio un, un esempio. Oppure ancora gli specialisti di eh, scritture di testi per il digital, i cosiddetti copywriter o gli storyteller che fanno appunto storytelling, nonché gli esperti di pubblicità sui social media, gli esperti di e-commerce e potrei continuare perché la lista è molto lunga. Tra queste nuove professionalità ci sono sicuramente anche gli influencer digitali, i testimonial, il testimonial può essere sia speso nel così come l'influencer del resto, sia nel mondo digitale. Che è fuori dal digitale, nella televisione, per la carta stampata, per la radio, e in quel caso eh, si stipulano dei veri e propri contratti pubblicitari dove, appunto, a fronte del eh, cedere la propria visibilità eh, si eh, percepiscono delle, delle somme attraverso regolari contratti di pubblicità che eh, ripaghino la persona celebre, che sia influencer o che sia testimonial relativo per eh, spingere un determinato prodotto o servizio. Ricordiamo che appunto il testimonial è meno esperto di quello di cui parla, faccio l'esempio no, del, eh, del, del calciatore per esempio che sponsorizza un detersivo, eh, potrebbe essere anche un calciatore particolarmente esperto di lavaggi però l'associazione viene eh, più difficile, un calciatore che invece sponsorizza un accessorio da, da, da calcio, tipo delle scarpe eh, da calcetto, da calcio, eh, diventa come dire, più eh, credibile. Ringraziamo allora il nostro Tony Augello per averci eh, aiutato a penetrare in questo mondo eh, lontano dalla maggior parte ancora della popolazione, perlomeno nei suoi meccanismi, anche se poi alla fine eh, gran parte della popolazione segue questi influencer e testimonial. E grazie anche a voi, amici telespettatori, per averci seguito anche oggi.